Il relatore? Relatore? Parere contrario. Sia sui subemendamenti sì. Che sugli emendamenti? Sì. Bene. No, sugli emendamenti. No, io quello volevo capire. Bene. Onorevole Pini, per favore, grazie. Parere favorevole ai, all'emendamento. Scusi. Ai subemendamenti, immagino, no, suoi. Beh, certamente ai subemendamenti. Parere favorevole al 2.100 delle commissioni. Parere contrario al 2.101 delle commissioni. Bene, il governo. Grazie Presidente, conforme al relatore così come chiarito. Grazie, quindi passiamo all'emendamento 2.100, se non ci sono richieste di intervento, c'è sul 2.100 il parere favorevole di tutti e due i relatori e del governo, quindi la votazione è aperta. Chi non riesce a votare? Sangue. Ci siamo? Hanno votato tutti? Onorevole Bianconi, per favore, grazie, la ringrazio. C'è qualcuno che non riesce a votare? Fabbri. Altri? Abbiamo votato tutti? Onorevole Vico, acceleri gentilmente. Ok, ci siamo? Onorevole Fraccaro, lo dobbiamo fare? La votazione è chiusa. Presenti 374, votanti 372, astenuti 2, maggioranza 187, favori 367, contrari 5, la Camera approva. Passiamo ora ai due subemendamenti, il primo lo 0.2.101 Pini, c'è il... Onorevole Pini, deve parlare? Prego. È quello a firma del relatore di minoranza, giusto? Il primo a sua firma, dei due subemendamenti. Sì, no, uno è come relatore di minoranza e l'altro... Vabbè, comunque sono tutti, essendo lei sia relatore di minoranza... contenuti diversi. Super, non è via di forza, dai. No, non ho il numero esatto. Ho detto 0.2.101. Ok, punto 1. Prego. Grazie. Come abbiamo detto prima, il 2.101 delle commissioni risolve in buona parte il pasticcio creatosi al Senato riguardo l'applicazione del codice militare penale di guerra, codice penale militare di guerra, scusate, però lascia un'interpretazione molto discrezionale.